Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Presidente Genta, vorrei fare con lei un po' una sorta di bilancio di quanto è stato fatto da Fondazione durante questo 2018. Inizierei dagli eventi. Sono state diverse le iniziative un po' legate all'arte, un po' alla cultura, portate avanti da Fondazione durante l'anno. Un anno, il 2018, molto intenso. Tantissime sono state le iniziative che hanno visto protagoniste le varie aree della nostra provincia. Direi che se dobbiamo elencarle tutte, probabilmente faremo un elenco troppo lungo, ma vorrei segnalare quanto queste iniziative sono state percepite dai nostri cittadini e dai tanti turisti che sono venuti a visitare queste nostre mostre. Soprattutto abbiamo avuto la presenza di Cary Kennedy al Palazzetto dello Sport di Cuneo, 2500 persone, l'arrivo in elicottero, una persona che difficilmente si sposta dagli Stati Uniti, viene a Cuneo per noi e viene a Cuneo a raccontare la storia dei diritti civili. Ha fatto sì questo incontro che molti ragazzi delle nostre scuole possano aver appreso direttamente dalla viva voce della figlia di un protagonista del nostro secolo quanto sia importante il rapporto tra le persone e con le persone. Questo direi che è stato l'evento più importante, anche perché ha visto oltre 2500 persone riunite in un unico evento, in un'unica giornata. Poi durante tutto l'anno abbiamo raggiunto e superato le 10.000 unità nella visita della mostra Bob Kennedy, Il sogno continua. Una mostra che abbiamo ritenuto di dover prorogare fino al 13 di gennaio, perché il numero dei visitatori tra i più grandi e i più piccoli è stato veramente importantissimo. Oltre a questo evento abbiamo continuato a far comprendere come l'arte, la cultura e la bellezza siano da valorizzare, perché come provincia non abbiamo nulla che invidiare altri territori italiani, anzi dobbiamo solo farli conoscere meglio. E per farli conoscere meglio abbiamo organizzato eventi non solo a Cuneo ma anche ad Alba e Mondovì, che sono le due zone storiche della nostra fondazione. Ad Alba, con la grandissima Fiera del Tartufo che sosteniamo sin dall'inizio, abbiamo fatto un'esposizione di un bellissimo quadro di Emilio Vedova, un quadro che ha visto un numero di visitatori impressionante. Analogo iniziativa, in un periodo diverso, abbiamo fatto a Mondovì, al Museo della Ceramica, con l'opera più importante di Kandinsky in Italia, che ci è stata prestata, restaurata, per metterla in un modo ancora più fruibile dal Museo di Arte Contemporanea di Bergamo, e questo ha fatto sì che ci fosse la possibilità di vedere dal vivo un'opera con tutte le fasi che saranno necessarie per restaurarla. Tantissime sono le iniziative singole che poi abbiamo sostenuto nei vari territori. Abbiamo 250 comuni, ognuno di questi comuni ha una sua dignità e una sua progettualità. Noi abbiamo fatto il possibile per sostenerne alcune, le più importanti, e questo si è tradotto che nella provincia di Cuneo il numero dei turisti e dei visitatori è stato come mai prima. Non sarà tutto merito di Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo, ma sicuramente una buona mano l'abbiamo data. Sicuramente. E ora invece possiamo parlare di progetti portati avanti da Fondazione, e anche in questo caso ce ne sono stati davvero molti nel corso del 2018, molti anche proprio diversi fra loro. Sì, diversi fra loro, alcuni sono in continuità con gli anni precedenti perché hanno avuto un successo tale che abbiamo ritenuto di riproporli, quale il progetto Vela, Orizzonte Vela, che ha visto poche settimane fa la conclusione al Teatro Monviso con una partecipazione a livello nazionale molto importante. Altri che stanno iniziando a dare i loro frutti, quello sull'agroalimentare 4.0, che tra l'altro abbiamo avuto modo anche di presentare io e il direttore generale a Roma al presidente della Commissione Agricoltura della Camera, un progetto innovativo, un progetto che vede risorse oltre 3 milioni e mezzo di euro destinate da Fondazione nell'arco dei prossimi anni, ed è il progetto più grande nel quale abbiamo investito risorse così importanti.
Altri bandi abbiamo ritenuto di proporli, grandissimo successo sul bando di istruzione che a livello nazionale ha fatto sì che si prendesse coscienza anche delle tante brutture che ci circondano e con la necessità di doverle eliminare, e poi il nostro fiore all'occhiello che è il progetto Donare. Il progetto Donare che ha mobilitato le coscienze e che è riuscito a far sì che tantissimi donatori si siano avvicinati alla fondazione ritenendola uno strumento utile per farsi ricordare, ma soprattutto per rendere fruibile opere che sennò rimarrebbero chiuse. Oltre al progetto Donare, grande attenzione la fondazione dà ai progetti faro. Come sapete, sono stati identificati 3 grandi progetti all'interno della nostra provincia, stanno procedendo come da cronoprogramma per essere inaugurati nell'esercizio 2020. I progetti, per ricordarli ai radioascoltatori, sono appunto la Langa del Sole di Anno d'Alba, il progetto che riguarda tutto il tema dell'acqua a Caraglio e il restauro delle orfane a Mondovì. A questi progetti faro poi abbiamo introdotto interventi significativi nel campo del turismo outdoor e daremo un sostegno molto importante affinché le scuole di specializzazione sulla città di Boves abbiano un ulteriore sviluppo. Presidente, per quanto riguarda invece la parte più istituzionale, recentemente è stata fatta la fusione fra Fondazione CRC e Fondazione CR Bra, un'operazione di questo tipo prima a livello nazionale. Se ci si impegna anche da Cuneo i risultati si raggiungono, e si raggiungono a livelli che nessun altro in Italia è mai riuscito ad ottenere. Noi siamo stati i primi ad attuare uno dei principali obiettivi del protocollo ACRIMEF, l'operazione tra fondazioni bancarie. Un'operazione che è stata resa possibile perché le due fondazioni, noi e la Fondazione Bra, abbiamo compreso con pari dignità che era necessario affrontare un percorso costruttivo per far sì che non siano le fondazioni ma le comunità di riferimento ad avere dei benefici. E questa è una cosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi a livello locale, ma ci ha dato una notorietà a livello nazionale. Ancora oggi riceviamo richieste di sostegno ad altre iniziative che speriamo in Italia si possano compiere. Grazie, Presidente. Grazie anche a voi. Buon Natale a tutti. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.